Bene amici, benvenuti in questo nuovo episodio dei controlli che si fanno pre-volo, quindi controlli diciamo a terra. E siamo qui nell'hangar, adesso tiriamo giù l'aeroplano dal carrello e poi dopo andremo a vedere oggi quello che è uno dei controlli appunto pre-volo che si fanno, che è quello del motore. Adesso ci armiamo di cacciavite e apriamo il cofano motore. Purtroppo oggi mi sono dimenticato il microfono, c'è un po' di vento, spero che si riesca a sentire comunque quello che andiamo a fare. Abbiamo aperto il cofano e adesso facciamo il primo controllo, che è un'ispezione visiva di tutto quello che è all'interno del motore. Intanto l'integrità dei vari tubi e l'integrità dei vari cablaggi, come quelli delle candele, come i tubi della mandata della carburante, tutti i vari tubi in gomma, che non ci siano perdite di olio o liquidi di qualche tipo, andando quindi a ispezionare bene anche sotto. Questi motori hanno un po' la dislocazione dei vari serbatoi, ognuno diverso dall'altro. Livello dell'acqua, quindi vediamo che l'acqua del questo è il vaso di espansione. Adesso magari lo chiamo vaso di espansione, poi non è proprio il nome corretto. Comunque l'acqua calda, man mano che c'è cioè l'acqua, man mano che si scalda, si dilata ovviamente. Quindi cosa succede? Se non ci fosse uno sfogo, la pressione aumenterebbe, aumenterebbe, aumenterebbe fino a creare anche dei danni. Ed è per questo che questo è il vero vaso di espansione. Comunque qua c'è un tappo con una valvola che a una determinata pressione si apre, questo tubino in gomma corre e arriva praticamente nel mio, per esempio, arriva qua sotto, vedete? Vedete? Non lo so, si vede poco. Comunque questo tubino in gomma è quello che parte da qua. Quindi quando l'acqua si scalda e si dilata, no? Quest'acqua, quindi aumenta, si espande, la pressione aumenta, a un certo punto questa valvola si apre e l'acqua entra in questo vaso che appunto è un vaso di espansione perché raccoglie l'acqua che altrimenti avrebbe creato dei problemi. Viceversa, quando poi andiamo a spegnere il motore, l'acqua diciamo perde di volume, viene ripresa, quindi viene ciucciata nel vero senso della parola, viene per depressione, viene aspirata da questo vaso e ritorna nel circuito per evitare appunto che si formino bolle. Quindi andiamo a vedere intanto che il vaso non sia vuoto e che non sia nemmeno troppo pieno, perché se fosse troppo pieno sarebbe un problema. Ora è vero che tutti questi tappi hanno comunque uno sfiato in caso appunto di negligenza oppure comunque di eccessivo riempimento. Comunque controlliamo, qui ci siamo a metà, vedete? Va bene, adesso la parte più curiosa, particolare, che è il controllo del livello dell'olio. Controllo del livello dell'olio l'abbiamo fatto, avete visto, a metà va benissimo, più o meno quello deve essere il livello corretto a freddo. E ora continuiamo i nostri controlli, poi tra l'altro dopo andremo in abitacolo e faremo i controlli della prova dei magneti, che è sempre una prova motore, e poi insomma anche le varie temperature. Praticamente per controllare il motore prima di partire per un volo, intanto lo andiamo a scaldare, quindi adesso per un po' di tempo ci manterremo intorno ai 2000 giri per minuto per portare l'olio in temperatura. Nel frattempo andiamo a controllare qua la pressione
versione dell'olio che sia in arco verde. Come vedete, o come avete visto, insomma, come vedete, c'è la pressione molto alta. Man mano che l'olio si scalderà, è verosimile che la pressione dell'olio diminuisca. Questo è dato dalla viscosità dell'olio. Quando l'olio è freddo, ha una viscosità decisamente superiore. È una cosa abbastanza normale questa. Ecco, vediamo che intanto le CHT, che sono le temperature della testa, iniziano a scaldarsi, praticamente la temperatura dell'acqua. L'olio è ancora freddino, ma ci siamo, dobbiamo aspettare 50 gradi, ormai diciamo che ci siamo. La pressione dell'olio, come vedete, è andata, come prevista, a metà dell'arco verde. Consiste la prova magneti, praticamente andremo a portare il motore a 4000 giri RPM, quindi un ritmo già abbastanza sostenuto, poi con la chiave, alcuni aerei hanno proprio gli interruttori, andremo a selezionare il funzionamento di un singolo magnete e dovremo notare una perdita dei giri motore. E la stessa cosa deve fare l'altro magnete. Se uno dei due magneti perde molti più giri rispetto a quell'altro, c'è qualche cosa che non va. Se addirittura il motore si spegne, vuol dire che abbiamo una centralina, un magnete che completamente non funziona, e quindi facciamo queste prove. Ai magneti, per chi magari non capisce di che cosa stiamo parlando, è perché questo motore monta due candele per cilindro e praticamente noi andremo a selezionare solo una delle due candele per cilindro per accendere, quindi vedremo in poche parole se le quattro candele funzionano veramente, oppure le due candele per cilindro funzionano veramente, oppure uno dei due circuiti ha dei problemi. Allora partiamo, andiamo 4000 giri, vedete, ora io giro la chiave, ma solamente il sinistro, andiamo a vedere, 3008, rimetto boot, cioè entrambe, deve tornare a 4000, adesso faccio due giri, vado in right, 1, 2, controlliamo, 3800 giri, perfetto, torniamo in boot, 4000 giri, questa è la prova dei magneti. Bene, abbiamo eseguito la prova dei magneti, questo fa parte di uno dei controlli motori che in realtà viene fatto prima del decollo al punto attesa, insieme a una serie di controlli che viene, diciamo, determinato da una checklist, che sono controlli in abitacolo, il quale dedicheremo un video a parte, tra cui c'è il controllo del passo dell'elica, elica che tratteremo in un video a parte, il movimento degli alettoni, dei flap, le temperature delle GT, le pressioni del carburante, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso spengo, metto dentro l'aereo prima che decolli per conto suo, che c'è un vento oggi impressionante.